Ci troviamo a Lamoli per un workshop e con noi c'è l'insegnante. Il workshop su cosa si basa oggi? È un workshop di illustrazione editoriale. Io sono una disegnatrice di libri per libri, insomma la mia carriera si è sempre svolta nell'ambito dell'illustrazione editoriale. Mi chiamo Serena Riglietti e sono stata chiamata appunto per incontrare degli studenti delle accademie o delle scuole d'arte o anche persone che magari hanno interrotto gli studi e che però vogliono proseguire il lavoro dell'illustrazione. Quindi è un laboratorio molto concentrato di praticamente 2 giorni e mezzo, sono 2 mattine pomeriggio, mattina e pomeriggio e domenica mattina concludiamo i lavori, durante i quali affrontiamo tutto quello che significa l'illustrazione di libri, quindi la narrazione con le immagini e attraverso le immagini. Io ho visto che ogni ragazzo lavora con una tecnica diversa, chi con la china, chi con l'acquerello, qualcuno ho visto anche al computer. Hanno deciso loro in base alle loro esigenze oppure adesso a rotazione faranno tutte le tecniche? No, di fare tutte le tecniche a rotazione non ce n'è il tempo. Già questo ritmo che stiamo ottenendo è abbastanza serrato, infatti non so se sente la voce, cioè nel senso che comunque lavorare 8 ore al giorno è già una condizione, insomma, per così professionisti che lo fanno con scadenze, no? E che hanno già un mestiere. Diciamo che stanno utilizzando delle tecniche diverse, perché io ho chiesto durante il primo incontro ieri mattina di guardare i loro lavori e di capire, partendo da quello che loro insomma hanno già affrontato, come spostare leggermente il tiro, magari andando a correggere alcuni aspetti del loro lavoro che non erano esattamente coerenti con tutto il resto, e quindi acquarello, acrilico, digitale, pastello, a seconda di quello che è il loro percorso, insomma. Quindi gli indicava più o meno una strada da seguire anche. Sì, cioè io utilizzo nel mio lavoro sia il digitale che l'acquarello, che l'acrilico, che l'olio, e quindi cerco di trasferire a loro insomma la mia esperienza, però in base a quello che è il loro lavoro. Loro sono partiti con dei bozzetti o comunque è una cosa che li ha ispirati loro qui, l'ambiente, anche lo stesso parlare con lei? No, diciamo che siamo partiti con l'idea di costruire una narrazione con le parole, che è proprio la caratteristica principale dell'illustrazione, no, per libri. Quindi le idee sono nate più o meno qui ieri mattina, cioè partendo da alcuni libri che gli ho portato, da alcune frasi che abbiamo condiviso, ad esempio c'è una ragazza che voleva lavorare sull'acqua, quindi siamo partiti dalle idee della Sirenetta, piuttosto che così da racconti anche che abbiamo già in memoria ma che abbiamo un po' rielaborato, giusto per avere appunto così una motivazione per realizzare 3-4 tavole, perché più di più non riusciamo a fare, insomma. Comunque io li ho visti già molto preparati, perché un po' mi intendo di arte, ho studiato anch'io, e quindi ho visto comunque la mano di un artista, ho visto la mano di una persona che già conosce i colori, quindi è un po' modellare il loro modo di essere e raffinarli, perché credo che siano già diamanti grezzi. Certo, ma poi adesso è chiaro che appunto io quello che gli sto dicendo è: ti sto dando delle basi su cui dopo tu puoi proseguire in questo senso piuttosto che in un altro, insomma. Chiaramente, oltre al fatto che siamo in un posto meraviglioso, comunque è anche vero che siamo in un weekend di luglio, dove uno, se non avesse comunque già una sua storia che desidera portare avanti, una passione, una motivazione, forse in questo momento sarebbe al mare, sì, no? Quindi sono qua a faticare, perché veramente stiamo lavorando a ritmo serrato, quindi certamente sono persone che hanno in luce qualcosa e vogliono esprimerlo, sono molto motivati, ecco. Bene, quindi voi domani finirete il workshop, sì, e farete la presentazione delle tavole, uh-huh, e poi lei le porterà con sé le tavole dei ragazzi o sarà per loro una forma di cartella o curriculum? No, secondo me sarà per loro qualche semino, diciamo, seminato appunto per poi portare avanti alcune cose che si hanno apprezzato. Come le abbiamo affrontate qui, alcune cose che poi insomma dovranno approfondire. Seguirà un attestato alla fine del corso? Sì, Maria Stella, che si sta occupando di queste cose, ha già preparato questo attestato, quindi sì, è un programma legato a un programma regionale, insomma, no? E c'è una certa attenzione intorno a questa iniziativa, quindi sicuramente verrà anche formalizzato. Bene, noi intanto la ringraziamo. Grazie. E adesso guarderemo il lavoro dei ragazzi. Uh-huh. Grazie.